I bidoni ritrovati nei pressi di Villa Torlonia non sono pericolosi. Ad affermarlo è il Dipartimento dei Lavori Pubblici di Roma Capitale, sulla base dei risultati delle analisi condotte su 2 degli 8 contenitori. A rinvenirli nei giorni scorsi erano stati gli operai da lavoro nel cantiere per il Museo della Shoah. La notizia del cessato allarme ha fatto tirare un sospiro di sollievo a quanti temevano ritardi sui tempi di realizzazione dell'opera. Il materiale all'interno è infatti resina stirenica, un rifiuto speciale classificato come non nocivo. Maurizio Soave, tossicologo del Policlinico Gemelli, ha spiegato a Reporter Nuovo che lo stirene è un derivato degli idrocarburi, come la benzina. La sostanza sarebbe pericolosa solo se inalata direttamente e per un periodo prolungato. Sempre secondo Soave, non dovrebbero esserci pericoli nemmeno per l'ambiente o per la falda acquifera. Resta il problema di una discarica abusiva rinvenuta a 2 passi da un parco pubblico. Ma l'Italia, in questo campo, sembra proprio non cavarsela bene. Secondo la Commissione europea, sarebbero infatti 102 i siti di questo tipo nel nostro paese. E oggi è stato reso noto l'avvio di una procedura di infrazione.